perché un ragazzo a 20 anni, insomma 21, mi hai detto poco fa, fuori onda, ha deciso di dedicarsi in questo modo alla politica di una città, appunto come quella di Monza? Io penso che a tutti noi abbiamo il dovere di impegnarci per la realtà in cui viviamo, e quindi penso che vedendo nell'amministrazione precedente, amministrazione Mariani, cose che non funzionassero, anziché lamentarsi e basta, bisognasse mettersi in gioco in prima linea, e per farlo uno si rimbocca le maniche, ha delle idee, ci prova, inciampa, si rialza, però alla fine siamo noi che siamo i più giovani, quelli che potrebbero, che un domani, anzi non potrebbero, ma saranno i protagonisti veri di questi ambienti, di queste strade, di queste piazze, di queste scuole, di questi uffici, le persone più coinvolte per il futuro, per dare una visione diversa di questa città, una visione che sia proiettata verso gli anni che vengono. E se prima con l'amministrazione Mariani, appunto, dove non c'era questa visione, in 5 anni di amministrazione Scanagatti, devo dire che sia il sindaco che la giunta stanno guardando al futuro, e quindi penso che insomma siamo qua per darvi ancora spazio per i prossimi 5 anni. Insomma, te lo chiedo perché molto spesso i giovani partono dal presupposto che la politica sia lontana e che soprattutto la politica giovanile sia fatta solo di protesta, no? Spesso c'è questa convinzione, ma perché si sente questa distanza? Invece è importante anche dare un altro messaggio, quello che stai dicendo tu, che bene, ci sta anche la critica, ci sta anche magari dire beh, questo non mi piace, questo non è la misura di giovane, però da lì costruire qualcosa. Sì, spesso si vedono le istituzioni come distanti, è vero, è tristemente vero, nel senso che si guarda sempre chi fa politica come un alieno, un qualcuno che abbia altri interessi, qualcosa che non ci coinvolga direttamente, ma la politica è tutto, la politica è la viabilità, la politica sono i trasporti, la politica sono gli spazi giovanili, la politica è poter realizzare degli eventi di respiro internazionale come quelli che Monza sta respirando da Expo in avanti, nel senso che... Su cosa può puntare Monza? Perché mi ricollego a quello che hai detto tu, insomma, questi eventi internazionali che sono partiti a Monza e che immagino saranno sempre più numerosi. Monza è una città di importanza storica, abbiamo una serie di realtà culturali dall'Arendario al Duomo da valorizzare, che si stanno già valorizzando, abbiamo portato una serie di mostre come potete vedere tutti in città e sono importantissime, abbiamo un parco che si sta sfruttando sempre di più e la programmazione che sta vivendo grazie a questa amministrazione penso che sia qualcosa di internazionale che possiamo toccare con mano, cioè se guardiamo gli ospiti musicali che ho ospitato è qualcosa di unico finalmente, dove una città pur essendo pochi passi da Milano e quindi vivendo sempre nell'ombra di una grande realtà internazionale come può essere Milano, sta avendo la sua autonomia, sta avendo la sua identità, che non è da sottovalutare come cosa, nel senso, certo. Non è solo una città dormitorio. No, ecco, questo è importante perché molto spesso no, le città intorno a Milano vengono viste così, invece no, l'importanza è questa. Siccome il sindaco sta prendendo appunti, Matteo, che cosa, insomma, ripeto, siccome le critiche costruttive sono fondamentali per un'amministrazione per poter ripartire, no, da quello che magari ancora non si è riusciti a fare, che cosa ti sentiresti di dire al sindaco oggi? Ma io penso che quello che stanno realizzando sia già molto e quindi... Il mio augurio, più che una critica, è un augurio che possa per i prossimi 5 anni continuare così, nel senso che se spero e credo e mi impegnerò perché venga riconfermata la fiducia nei confronti del lavoro fatto da Roberto Scanagatti e dalla squadra di giunta di questi 5 anni. Penso che insomma le cose da fare in questo momento siano valorizzare ancora di più le strutture e gli spazi giovanili, cosa che questa città sta vivendo, hanno riqualificato l'aula studio del NEI che è molto viva e molto sfruttata, per cui insomma direi che siamo sulla strada giusta, ovviamente in 5 anni uno cerca di fare il più possibile, poi il tempo è fisiologico. Certo, quello che dicevamo prima, non ne servono altri 5. Assolutamente sì. Va bene, quindi il tuo apporto c'è alla città di Monza. Assolutamente sì, mi sono sempre impegnato, continuo ad impegnarmi. Va bene, grazie Matteo, grazie. Abbiamo accennato un po'